Ciao ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Riprendiamo la rubrica della settimana. Sapete che la settimana scorsa è uscito il primo video dedicato appunto a questa rubrica che voglio tenere, spero di riuscire a tenere una volta a settimana. Nel primo episodio, se così vogliamo chiamarlo, ho parlato delle fughe e vi ho spiegato che prodotto ho utilizzato, come l'ho utilizzato per sbiancare le fughe del mio pavimento. Se non avete visto il video e volete recuperare, ve lo lascio qui nelle schede. Oggi parliamo di applique, lampadari, luci da sospensione, tutto ciò che serve per illuminare la nostra casa. Ora io non voglio entrare nel dettaglio su dove è meglio collocare i punti luce perché non sono esperta in questo e quindi non voglio dire cose che poi magari non sono corrette, però vi faccio vedere, vi racconto un po' le luci che ho scelto, le applique che ho scelto per la mia casa. Magari poi qui sotto in descrizione vi lascio anche i link diretti ai vari modelli di applique, perché nella maggior parte dei casi noi abbiamo dovuto installare le applique, che non sono altro che delle luci da parete e non da soffitto, in quanto a vista noi abbiamo le travi in tutta la casa, soppalco, camere, bagno, cucina, ovunque, e non era stata predisposta la luce, diciamo, da soffitto, ma tutte appliche, quindi nella maggior parte delle situazioni abbiamo dovuto inserire questa tipologia di luce. E quindi adesso vi racconto un po' e vi mostro quali sono le appliche, le luci che abbiamo scelto per la nostra casa. Come sempre su Instagram vi ho lasciato la box con le domande e ne ho ricevute parecchie, quindi cerco un po' di prendere le domande più gettonate. Partiamo dalla prima domanda. Open space, meglio tutti uguali oppure separare zona cucina con zona soggiorno TV? Sono in crisi. Allora, io come sapete ho un open space, in realtà più di un open space, perché poi sopra il soggiorno si sviluppa il soppalco dove mi trovo adesso, che è tutto aperto, e quindi diciamo che c'è una continuità da giù a su, però noi non abbiamo scelto di mettere tutto completamente uguale, siamo rimasti più o meno nello stesso stile, quindi abbiamo scelto tutte applique bianche come le pareti della nostra casa, tutte moderne, molto minimal, alcune con le lampadine, altre invece a led, ma comunque con uno stile che si va a riprendere, anche se poi le applique variano da zona a zona, quindi secondo me non è per forza obbligatorio mettere le luci uguali se avete un open space, ma potete separare tranquillamente, come ho fatto io, la cucina dal soggiorno oppure dalla zona living. In cucina, ad esempio, abbiamo le luci ai lati del finestrone che abbiamo al centro della stanza, quindi davanti all'isola. Inizialmente era predisposta soltanto una luce da un lato della finestra. Io in fase di modifiche, quando poi abbiamo iniziato a sistemare casa, ho fatto mettere anche un altro punto luce dall'altro lato della finestra, così da avere la cucina bella illuminata, bella luminosa, perché ho sempre sognato una casa molto luminosa e la mia zona giorno si trova a nord, quindi resta molto più buia, diciamo, rispetto alla zona notte, e quindi ho cercato di andare ad illuminarla più che potevo. Ovviamente abbiamo messo due applique uguali della marca Linea Light, modello Zig Zag, e l'abbiamo scelta nella versione bianco opaco e l'applique in metallo verniciato, però la potete trovare anche in altre colorazioni. Queste appliche hanno bisogno della lampadina e, a differenza di tutto il resto della cucina, le lampadine le abbiamo scelte a luce calda, mentre invece i faretti che sono nel cartongesso e che illuminano il piano e il lavandino sono a luce naturale, che non è luce fredda, e anche la cappa che si trova sopra il piano di induzione, che funziona tanto anche come lampadario, infatti molto spesso noi la utilizziamo come semplice lampadario, magari per illuminare l'isola mentre sto iniziando a preparare la cena, comunque preparare da mangiare, e anche quella è a luce naturale.
però abbiamo preferito scaldare un pochettino l'ambiente andando ad inserire due lampadine a luce calda. Infatti, un'altra domanda super super gettonata è: che lampadine utilizzi, luce calda o luce fredda? In realtà abbiamo fatto un po' un mix, perché ad esempio nella zona notte, quindi corridoio, camera da letto, bagno e le altre due camere, abbiamo deciso di mettere delle applique o comunque dei LED a luce naturale, quindi non è troppo gialla, a differenza invece di questa zona, come potete notare, che abbiamo scelto tutte luci calde, sia le applique che le lampade da terra hanno, una è qui ma adesso non si vede e l'altra è qui dietro di me, che hanno le lampadine a luce calda. In questo ambiente devo dire che preferisco questa tipologia di luce. Hai qualche lampada da tavolo con luce LED dimmerabile con il cavo USB? No, da tavolo no, però di immerabile abbiamo i faretti questi sopra, sopra questa zona, adesso nell'inquadratura non si vedono, però sotto al soppalco, quello più piccolo dove io ho il computer, dove tengo insomma la mia postazione di lavoro, sotto al soppalco abbiamo fatto fare in cartongesso un piccolo, diciamo, controsoffitto dove all'interno sono stati inseriti 5 faretti e questi sono dimmerabili, quindi possiamo decidere che impostazione dare alla luce. Ad esempio, se siamo sul divano, stiamo guardando la TV e impostiamo se li teniamo accesi per vedere un attimino, li teniamo proprio al minimo, quindi quella leggera luce molto soft. Se invece vogliamo illuminare tutto l'ambiente, allora le mettiamo al massimo. Questa è l'unica zona della casa dove possiamo scegliere l'intensità delle lampadine, per tutto il resto invece classiche, si accendono e si spengono. Sì, buona idea, ora è giusto cambiare quello in cucina e in sala, si accettano consigli, perché appunto su Instagram vi ho chiesto di farmi le domande relative a questo argomento e vedo che l'idea vi è piaciuta. Consigli su cucina e sala, allora io vi faccio vedere un po' quelli che ho scelto appunto per la mia casa. Della cucina ve ne ho già parlato. All'ingresso abbiamo due applique, una che si trova sopra la stufa e una che si trova dove ci sono i tre gradini per andare poi nella zona notte. Lì, essendo che quelle due luci si accendono insieme, abbiamo ovviamente scelto due applique uguali. Anche queste sono bianche, non sono proprio squadrate perché fanno leggermente sono leggermente tonde. Comunque vi inserirò sicuramente qualche clip così potete vederle meglio. Anche per l'ingresso il marchio che abbiamo scelto è Linea Light. Vi assicuro che di questo brand ci sono tantissimi modelli tra cui scegliere. Infatti, quando ho iniziato a cercare le luci per la casa, non sapevo più cosa scegliere perché ce ne sono davvero un'infinità, ma davvero tante. Tant'è che ce n'erano talmente tante che alla fine, anche per il mio angolo dove ho la scrivania, ho deciso di mettere questa tipologia di luce, la stessa applique che si trova anche all'ingresso, perché quando le avevamo prese e le avevamo messe mi erano piaciute molto come ci stavano e quindi ne avevo presa una anche da mettere sul soppalco più piccolo. Anche queste vanno con la lampadina e poi siete voi a decidere se mettere una lampadina a luce calda oppure a luce fredda. Anche questa applique è in metallo verniciato ed è il modello, sono andata a cercarlo su internet, il modello Matrioska. Prossima domanda: luci da esterno a soffitto sopra la porta d'ingresso, hai qualche sito da consigliarmi? Per l'ingresso io vedrei bene dei faretti, proprio una cosa minimal, super pulita, proprio dei faretti per illuminare l'ingresso prima di entrare in casa. Comunque qui in descrizione vi lascio tutti i siti dove io ho acquistato, perché dovete sapere che su internet ho risparmiato qualcosina rispetto allo stesso modello visto in negozio, quindi tutte le appliche che ho comprato le ho ordinate da internet e qui in descrizione vi lascio appunto i siti che ho utilizzato. Prossima domanda: le applique come si montano? Quello dovrei chiederlo a mio papà, perché è stato lui che mi ha messo le luci in tutta la casa. Io non saprei proprio da che parte partire a collegare i cavi elettrici.
elettrici, quindi in questo non posso aiutarti. Si possono mettere ovunque. Le applique in realtà nascono per essere fissate a parete, mentre invece le luci da soffitto si chiamano plafoniere, però ci sono dei modelli che possono essere utilizzati sia a parete che a soffitto. Di che marca è quell'applique sopra la stufa? Ne ho già parlato in una delle domande precedenti ed è appunto di Linea Light. La maggior parte delle luci che ho preso per la casa sono tutte di Linea Light, proprio perché mi sono piaciute subito quando le ho viste. Adoro le tre sfere che hai nell'open space. Metteresti il link di dove li hai acquistati? Certo, li trovi qui in descrizione. Il brand, se non ricordo male, è Parents o comunque una cosa simile. E sono tre lampade diverse, o meglio, due sono uguali, mentre una è un pochettino più grande. Quindi ho preso due sfere della stessa dimensione, se non erro 30 cm di diametro, e una sfera più grande 40 cm di diametro. Hanno il filo della sospensione di un metro e qualcosa, in totale la lunghezza è di 1,50 m. Per quanto riguarda la sfera più grossa, non abbiamo potuto allungarla, in quanto essendo più grande e più pesante viene sorretta anche da un cavo in ferro, quindi l'elettricista mi ha detto che non avrebbe potuto andare ad allungarla come invece ha fatto con le altre, perché le sfere più piccole le abbiamo allungate. Abbiamo preso un cavo trasparente, praticamente diciamo che ce n'è soltanto uno fatto così, quindi non potete sbagliare. Abbiamo preso 5 metri di lunghezza e li abbiamo utilizzati per allungare, non io ma l'elettricista, per allungare le due sfere più piccole e avere quindi questo movimento. Infatti ogni sfera è stata posizionata ad altezze diverse per avere appunto, per dare movimento diciamo alla composizione, perché alla fine di una composizione a tutti gli effetti si tratta. Secondo me 3 era il numero adatto, perché 2 di solito 3 è il numero giusto, non c'è 2 senza 3, così si dice. Di più mi sembrava poi di andare ad appesantire troppo, e quindi ho fatto una composizione con 3 luci da sospensione che, come sono state installate, non era predisposta la luce lì. Infatti per un anno e mezzo, come sapete, abbiamo tenuto una lampada da terra che illuminava la zona del tavolo da pranzo, perché sopra il tavolo da pranzo abbiamo il soffitto iper alto, davvero altissimo, era, con esattezza non so dirvi, ma tipo 4 metri tutti, e quindi la luce mancava lì sopra. Allora abbiamo pensato di fare questa cosa, sono stata troppo contenta di questa scelta. In realtà tutto è partito perché avevo preso queste luci per la taverna, però dopo erano troppo grandi, quindi ho pensato di fare questa modifica, e in taverna le ho prese molto molto simili di un altro brand. Quelle le avevo acquistate al Lobby, marca Eglo, se non erro, sì, comunque anche di quella qui sotto vi lascio il link, e quindi insomma sono stata troppo contenta di aver fatto questa modifica. Nel sbagliare l'acquisto delle luci per la taverna mi sono ritrovata poi un meraviglioso effetto insomma sopra il tavolo della sala pranzo, perché piace davvero a tutti, siamo molto contenti insomma di questa scelta. Cosa abbiamo fatto? È salito mio zio, che fa il muratore sopra il tetto, mi ha bucato le travi, e poi l'elettricista ha fatto passare il cavo elettrico per fissare poi queste luci da sospensione, e non si vede niente, sembra tutto fatto in principio, tutto pensato ancora in costruzione della casa, invece non è stato così, però in qualche modo insomma siamo riusciti ad avere delle luci sospese in un punto dove non erano predisposte, senza vedere nessun tipo di filo passare da muro a muro, senza nessuna canalina. È stato fatto un lavoro proprio pulito, preciso, come volevo io, infatti sono davvero contentissima. Ci fai vedere tutte le luci che hai scelto per la tua casa? Allora, ve ne ho già mostrate diverse.
Un consiglio che vi do se state facendo casa, se state ristrutturando casa, un dettaglio che non dovete lasciarvi sfuggire è illuminare le scale. Noi, ad esempio, questa scala l'abbiamo illuminata con quattro faretti che si accendono proprio vicino ai gradini a parete e abbiamo scelto dei faretti ad incasso rotondi con la lampadina, quindi se si brucia, si svita, si toglie la lampadina e si mette la lampadina nuova. Sono lampadine ovviamente a LED che consumano molto meno e l'effetto è davvero fantastico. Quindi mi raccomando, se dovete fare una scala, illuminatela con i faretti. Per quanto riguarda invece l'illuminazione della scala principale e della zona del tavolo da pranzo, ma a parete, perché come vi dicevo prima, inizialmente avevamo tutte le luci predisposte a parete, ho fatto mettere le due applique uguali della dimensione più grande, se non erro. Sono delle applique super minimal, come vedete, bianche, opache, molto molto sottili, la prima parte completamente opaca e poi sotto c'è questa striscia in LED che illumina tantissimo. L'unica nota negativa è che se si dovesse bruciare il LED devo cambiare tutto, perché non posso cambiare la lampadina, però mi è stato detto che durano davvero una vita e le ho scelte così sia per la scala che per la parete qui davanti a me sopra il mobile della TV. Questo è il modello DOA. Però qui sotto in descrizione vi lascio il link così potete andare a curiosare tutto quanto. Sono secondo me tra tutte le applique che abbiamo scelto per casa le più belle in assoluto. Ci sono piaciute tanto come stile che ne abbiamo presa una molto simile ma di un brand diverso che abbiamo messo in corridoio. Molto semplice anche quella, molto minimal, un rettangolo con questa cornice appunto bianca opaca e all'interno c'è il LED che in questo caso però è a luce naturale. Anche questa applique è in metallo e il brand è Top Light. Comunque, ripeto, qui sotto in descrizione trovate tutti i link, vi inserisco proprio tutto così potete andare a curiosare per bene. Devo dire che tutto sommato, per quanto riguarda l'illuminazione, alla fine non abbiamo speso pochissimo. Le uniche luci appliche che non mi convincono sono in camera da letto, perché ho preso proprio una cosa così, diciamo, da battaglia, non è niente di particolare, non ricordo neanche con esattezza il modello e il marchio, ma sicuramente non sono belle come quelle che abbiamo scelto poi per il resto della casa, ma piano piano andrò a vedere anche delle luci da sostituire in camera da letto. E niente, credo bene o male di avervi detto un po' tutto. Io ho scelto di farle come il colore delle pareti perché volevo che si perdessero un po' via. Ho scelto sia applique a LED e applique con le lampadine perché non mi sono basata più di tanto sul LED o sulla lampadina, ma più che altro sul modello del lampadario in sé. Quindi ho scelto quello che mi piaceva indipendentemente dal LED oppure dalla lampadina. Fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è il vostro brand di luci preferito, se ne avete uno in particolare, o qual è il vostro lampadario, la vostra lampada, la vostra applique preferita. Scrivetelo qua sotto così magari può essere utile a qualcuno che sta facendo casa e sta pensando alle luci da scegliere per la propria abitazione. Io ne ho dovute scegliere talmente tante che sono impazzita, ci ho messo tipo una vita per sceglierle tutte, ma alla fine le ho tutte. Prima di entrare in casa le avevo messe tutte perché so che c'è chi non subito completa la casa con le luci, con le applique. Io invece è una cosa che volevo fare subito perché mi piace la casa luminosa e niente, se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere con un pollicino in su, iscrivetevi per non perdervi i prossimi video, un bacione, alla prossima, ciao!